Stiamo presentando un atto ufficiale alla Presidenza della Camera dei Deputati per conoscenza della Presidenza dell'Ars, proprio per dare seguito a quello che è stato il risultato del referendum del 93, con il quale i cittadini hanno detto basta al finanziamento pubblico ai partiti. Siamo la dimostrazione che la politica si può fare senza soldi. Con queste parole Giancarlo Cancelleri, portavoce siciliano del Movimento 5 Stelle, ieri ha proceduto alla firma di un atto ufficiale con il quale i 15 deputati del Movimento, che si sono dati appuntamento davanti l'Ars, hanno formalmente rinunciato alla cifra del rimborso elettorale che spetterebbe al loro movimento, ovvero circa 800.000 euro. Contrariamente a quanto è stato anticipato nei giorni scorsi, non c'era l'assegnone da 1.426.000 euro da consegnare all'Ars, perché la cifra esatta del rimborso deve ancora essere determinata. Un'operazione, precisa Cancelleri, che non spetta a noi ma ai palazzi della politica. Al di là del gesto simbolico, ha chiarito Cancelleri, con un atto formale inviamo alla Presidenza della Camera dei Deputati e per conoscenza alla Presidenza dell'Ars una rinuncia ufficiale ai rimborsi. La nostra speranza è che lo stesso esempio sia seguito dagli altri partiti, dando così seguito al referendum del 93, con cui i cittadini hanno voluto dire no a finanziamento pubblico ai partiti. Il vero atto rivoluzionario è avere già rinunciato allo stipendio, ha aggiunto Cancelleri. La ragioneria sta verificando in che modo è possibile restituire queste somme. Proporremo di prevedere un capitolo di spesa dove fare confluire questi soldi per farli ritornare ai cittadini.